ampiamente celebrato e con grande devozione, e non solo, perché i pellegrini raggiungono Novoli da tutte le parti. Purtroppo il Covid ha limitato un po' questi spostamenti. Sta di fatto che è giusto anche che appunto l'identità della gente salentina, quindi il legame, l'attaccamento alla tradizione, potessero avere una riflessione attraverso voi ospiti, e il fatto che questo venga fatto per il tramite di un libro come quello dello scrittore Parigliulo, che appunto parla di questa rondine che è rimasta sola e priva dei genitori, ha trovato in una sua simile, comunque in un animale, colei che gli ha dato Amatarantola, no? Che gli ha dato supporto. Ed è importante il fatto che ci sia questa introspezione, no? E questa capacità di poter sorvolare l'intero territorio salentino, baciato dai due mari, Ionio e dall'Adriatico, e consentendo appunto di far emergere tutte le peculiarità e le tipicità, partendo da Otranto, luogo dove questa rondinella era rimasta sperduta, e riuscendo a percorrere la nostra terra così ricca in tutte, non soltanto come beni, penso che sia una delle terre più ricche da un punto di vista di beni culturali, ma anche proprio come tradizioni, perché il Salento è una terra dove sono passati diversi popoli, e chiaramente più contributi abbiamo ottenuto storicamente attraverso queste genti, più si è arricchito il nostro patrimonio e la nostra identità. Faccio riferimento anche a delle terre che ancora oggi vicino a noi parlano il greco, quindi voglio dire, c'è una traccia ancora presente ed evidente sul territorio di queste presenze, diciamo straniere, comunque di popoli mediterranei che hanno comunque abitato, hanno attraversato la nostra terra. Quindi sono veramente contenta di avervi, ritengo che un convegno di questa natura all'interno, diciamo, della festività ha il suo valore, proprio perché apre, no, ad una visione più ampia, non solo circoscritta a Novoli, ma guarda in tutta la terra salentina, caratterizzata da 98 comuni, ognuno con le sue tipicità. Per cui vi ringrazio ancora e mi auguro che la visione sia una visione gradita, che consenta appunto questo occhio speculativo all'interno della nostra bella terra del Salento. Grazie. Grazie. Sì, parlava giustamente l'assessore delle tracce storiche, delle tracce che hanno lasciato nella nostra terra, in tutti i nostri comuni, il passaggio appunto della storia. Io introduco adesso il Luco, lui proprio. Prima stavo riflettendo, scorrendo, diciamo, l'elenco delle sue pubblicazioni più recenti, di come appunto tutta la letteratura, perché la letteratura sono tracce, la letteratura è una materia pulsante, vitale, tutta la letteratura di questo territorio è stata in un certo modo analizzata dalle sue opere. E voglio citare in particolare una sua pubblicazione che si intitola Il mondo dentro un libro, Antonio Verri, Il mondo dentro un libro, che è dedicata proprio allo scrittore di Capranica, Antonio Verri. E poi c'è un altro saggio che si intitola L'ultimo trovatore, le opere letterarie di Carmelo Bene. Quindi l'analisi di Simone Giorgino si è spostata su Antonio Verri, su Carmelo Bene e sulle sue opere letterarie, e abbiamo imparato a capire, a comprendere l'importanza della figura di Carmelo Bene, il suo legame col territorio salentino negli anni, ma la letteratura, lo studio sono cose che vanno sempre in un certo senso anche in avanguardia su quello che accade poi nel
sentire comune. Ha curato i volumi Vittorio Bodini, Vittorio Sereni, Carissimo omonimo, Carteggio, con Pesa nel 2016, e nel 2017 ha curato il volume di tutte le poesie di Nicola De Donno, poeta magliese che, oltre a essere uno dei poeti più importanti del nostro territorio, è con molta probabilità uno dei poeti dialettali più importanti del secolo scorso. Quindi un'attenzione alla curatela di queste opere per una lingua, il dialetto salentino, che Nicola De Donno ha portato in tutta Italia. A seguire, per Musicaus Editore, sono usciti due volumi, uno dedicato alle poesie di Gerolamo Comi e uno dedicato ai versi e alle poesie di Vittorio Pagano, curato da appunto Simone Giorgino. Questi due poeti, Gerolamo Comi e Vittorio Pagano, insieme a Vittorio Bodini, vanno a costituire un trittico che la critica letteraria, appunto non soltanto salentina, ha individuato come essere il trittico degli autori più importanti del secolo scorso. E di recente, recentissimo, è la collana che ha avviato, che sta curando, che si chiama Declaro, con l'editore Curumuni, dedicata alla ripubblicazione delle opere di Antonio Verri, per cui sono già in programmazione i primi tre volumi. Allora, perché questo excursus presentazione relativo alle opere? Aggiungo che Simone Giorgini è anche poeta, autore di tre raccolte di versi dal 2000 a oggi. Perché questo excursus sulle opere? Perché la costellazione di queste opere già va a costituire un percorso, un filo negli autori che hanno lasciato più tracce letterarie e poetiche nella nostra terra. Questo convegno è come un giano, diciamo, un bifronte, ha un doppio volto, cioè è rivolto al passato, quindi a questi autori, a questa riflessione, è rivolto al presente, perché poi seguirà appunto la presentazione, come ha detto anche, ci ha anticipato l'assessore, del volo di Aratti, di questa vicenda, di questo racconto scritto da Piero Andrea Famigliulo. E quindi lascerei la parola a Simone Giorgino per parlarci del tema che ha scelto. Il tema è quello di indirizzo che mi ha dato il Puccia, intanto ti ringrazio per l'invito, ringrazio anche per l'ospitalità dell'assessore. E quindi è un percorso attraverso la poesia del Salento, attraverso i luoghi del Salento rappresentati appunto dalla poesia. Ecco, quindi questo mio breve intervento di stasera, molto breve, ve lo prometto, si concentra su un'idea di spazio geografico inteso come veicolo di interpretazione testuale e come oggetto di una cartografia dell'identità plurale, come sempre, di un territorio. In questo caso il territorio che sarà oggetto di questa brevissima carrellata del Salento è le rappresentazioni letterarie legate al Salento. Questa impostazione, come è chiaro, si inserisce nel solco del cosiddetto special time, cioè di quella svolta geografica anche negli studi letterari, che dagli anni zero a oggi ha proposto un numero sempre crescente di riflessioni e di iniziative editoriali. Per fare solo un esempio, in Sicilia c'è un editore, il Palindromo di Palermo, che ha avviato una collana che sta avendo anche un discreto successo commerciale, anche il successo commerciale di queste iniziative, e che è legata appunto alla rappresentazione letteraria di alcune città. E che ha fatto Palindromo? Per esempio ha creato questi volumi che sono Palermo di carta, Catania di carta, e poi sono andati anche al di là dell'isola nel continente, hanno fatto Milano di carta, Genova di carta, cioè hanno cercato di antologizzare, di verificare come queste città siano state rappresentate non dai maggiori scrittori legati. Dunque, a me piacerebbe lanciare anche in occasione di questo incontro anche un'ipotesi
di lavoro. Pensate infatti a quanto potrebbe essere utile a fini didattici, a fini divulgativi, a fini anche ermeneutici, no? Perché è una di comprensione del testo, un atlante della letteratura salentina che si prefiggesse appunto di cartografare la letteratura del nostro territorio. Questa mappatura, che proprio nel solco dello specialità intende descrivere in che maniera una biosfera si possa trasformare in una semiosfera, quindi in un insieme di segni, e quindi in una costruzione logico-concettuale, luogo di un'esperienza di relazione con il mondo, scriveva Merleau-Ponty, potrebbe essere allestita in base all'analisi delle opere più note di scrittori intellettuali, ovviamente di alto profilo, salentini e non. Alcuni di questi nomi proverò a farli anche più avanti. Va da sé però che, oltre a presentare le caratteristiche essenziali di un immaginario legato al luogo, un'indagine di questo tipo si propone anche di avere una ricaduta concreta sull'economia del territorio. Intende cioè promuovere una cultura dei luoghi mediata dalla letteratura al fine di diffondere e valorizzare il patrimonio cosiddetto immateriale e soddisfare dunque le esigenze di un turismo più consapevole e attento alle manifestazioni artistiche e culturali. Però le utilità, come dicevo prima, non sono solo queste. Come ha fatto notare Franco Moretti, ne discutevamo prima con Luciano, mettere in rapporto geografia e letteratura, cioè fare una carta geografica della letteratura, è cosa che porterà alla luce degli aspetti del campo letterario che fin qui ci sono rimasti nascosti. La letteratura può venire in supporto alla geografia per raccontare di un determinato territorio quello che una mappa, persino la più accurata, la più sofisticata, ce ne sono tanti in epoca di Google Maps, di Google Earth, eccetera, eccetera, non può costituzionalmente descrivere, perché non riesce ad arrivare all'identità segreta di quel territorio. Qualcosa sfugge sempre, anche a un occhio del satellite, ovviamente. Se infatti è legittima, come appare in maniera evidente, la formula proposta da un attento studioso del paesaggio che si chiama Michel Jacobo, quale appunto proponeva questa formula P uguale M più S, dove P è il paesaggio, N è la natura, il dato oggettivo, ed S il soggetto che vi transita e che dunque lo osserva e nel nostro caso, nel caso dei poeti e degli scrittori, lo descrive. E se dunque è legittima la posizione di Franco Farinelli, un altro importante geografo, secondo cui il paesaggio, a differenza del luogo, non si compone di cose, ma è soltanto una maniera di vedere e rappresentarsi, dunque di guardare le cose del mondo, e cioè è essenzialmente uno spazio estetico, per conoscere un determinato paesaggio nella sua essenzialità, appare indispensabile intensificare lo studio delle rappresentazioni letterarie legate a questo paesaggio. La letteratura permette infatti di trascrivere l'esperienza dei luoghi e delle diverse modalità di percezione. È in questo senso che la realtà nascosta del luogo geografico viene svelata e resa visibile. Ecco poi in particolare un atlante della poesia salentina costruita su queste basi avrebbe lo scopo di valorizzare l'approccio geografico accanto a quello storico come strumento metodologico per la lettura e l'interpretazione dei testi e dei fenomeni letterari in genere. In particolare, ponendo al centro della riflessione dell'indagine il referente spaziale, il territorio salentino rappresentato nella poesia del Novecento, ma si potrebbe estendere anche alla prosa ovviamente, si potrebbe avanzare una mappatura dei luoghi dell'invenzione della storia letteraria che tenga conto non solo delle diverse prospettive autoriali, quindi legate all'autore, quindi
le scelte ideologiche, le scelte stilistiche, espressive, eccetera, eccetera, ma anche delle trasformazioni che lo spazio geografico letterario subisce in relazione ai fenomeni storico-politici. È evidente che l'Otranto di Antonio De Ferraris è un Otranto diversa rispetto a quella di Maria Corti, è un Otranto diversa rispetto a quella di Carmelo Bello, dello stesso De Donno che tu citavi prima. All'interno di questo Otranto poi ci si potrebbe confrontare su come l'esperienza e l'appartenenza ad un determinato contesto geografico periferico rispetto ai grandi centri di cultura, come appunto il Salento, influisca sulla produzione e sulla circolazione delle opere letterarie. No? C'è un esempio che potrebbe essere indicato, l'esempio è quello dell'Accademia Salentina di Lugugnano. Lugugnano è un piccolo paese che si trova nel capo di Leuca, no? È proprio lì, in questo paesino sperduto, Girolamo Conti, questo grande poeta di metà del Novecento, che raggiunse la pienezza espressiva negli anni 50, aveva costruito tutto questo circolo elitario in cui chiamava a convegno personalità importanti della cultura e della letteratura italiana di quel periodo. La stessa Maria Corti, giovanissima, frequentò quegli ambienti. Quindi diventava una specie di pensatoio, di scambio, insomma, su cui riflettere di problemi importanti che molto spesso sono trascurati anche dal dibattito culturale odierno. Atlante del Salento, quali sarebbero gli attori che potremmo incontrare in questa cartografia? Ce ne sono tanti, alcuni avevo appunto citati anche Luciano. C'è Girolamo Como, che scrive appunto in molte delle sue opere quel territorio, però lo fa in una maniera diversa rispetto a quella degli scrittori a lui successivi. Il Salento di Girolamo Comi, magari leggeremo pure qualcosa velocemente, è un Salento immateriale, un Salento quasi non fisico, un Salento sfuggente, fatto di melodia, di suoni, di vibrazioni. Ma poi gli autori sono tanti, le applicazioni delle loro opere per la conoscenza del territorio sono molteplici. Vittorio Godini, per esempio. Vittorio Godini ha cantato Cocumula, ha cantato ovviamente Lecce, ha cantato il Salento, probabilmente è il maggiore poeta salentino del Novecento. Ecco, noi a Lecce, per esempio, tempo fa abbiamo sviluppato questo progetto con le istituzioni locali, con il Comune di Lecce, e cioè abbiamo sviluppato un itinerario godiniano andando a collocare dei totem all'altezza dei monumenti più significativi, descritti da Godini, incantati da Godini nelle sue poesie. Ecco, attraverso un semplice QR code si poteva inquadrare appunto questo QR code e avere informazioni non soltanto su Godini, ma ascoltare anche quel particolare passo, quel particolare brano, quella particolare citazione, insomma, della sua opera, in cui quel particolare monumento, faccio per dire Porta Rubi, ad esempio, o la Chiesa del Rosario, veniva descritta all'interno della sua poesia, una sorta di parco diffuso, insomma. Ma dice, gli autori sono tanti, c'è la Gallipoli di Vittore Fiore, c'è Rina Durante, no? Con le sue descrizioni anche del Salento interno, diciamo, anche della Grecia salentina. C'è Carmelo Bene, per il quale, proprio con l'associazione che presiedo, il Centro Studi Fonea, abbiamo creato una partnership che coinvolge diversi comuni salentini, che sono Lecce, Otranto, Santa Cesarea Terme, Copertino, Campi Salentina, tutti comuni legati in qualche modo all'attività e all'opera di Carmelo Bene, ma tanti altri. Cioè, ci sono anche, parlavo prima di autori, non per forza soltanto salentini, ma le porti un esempio di questo tipo, no? L'Ora di Tutti è diventato un libro di culto per molti, per tanti lettori, insomma, ha avuto un enorme successo. Ma ci sono anche grandi poeti, come per esempio Raffaele Alberti, che era un amico di Federico García Lorca, oltre che amico personale anche di Godini. Con Lorca condividevano anche l'appartenenza alla stessa idea di poesia, no? Alla generazione del 27. Ecco, quello che a Lecce lasciò una poesia bellissima che si chiamava appunto Barocco leccese, in cui descrive in una maniera meravigliosa appunto le caratteristiche essenziali di questo territorio. Questa appunto come idea che lancio per questa serata, e quindi concludo così l'intervento. Se volete, potrei anche leggere due o tre testi significativi dei suoi, però non vorrei andare oltre. No, io direi che li ho già
ascoltiamo volentieri, anzi, li facciamo ascoltare volentieri. Allora, vi faccio semplicemente ascoltare come appunto, magari soltanto due. Ecco, quello il Salento di Como, come riferivo prima, senza dato fisico presente, lo mettiamo a confronto magari col Salento di Vittorio Collini, dove tutto diventa in maniera più fisico. Allora, Girolamo Comi, immagine del Salento. Numeri, figure e libri, simboli di una misura silenziosa e sicura, fanno che io riposi o vibri, vivo di sobri equilibri nell'ossame della natura. Cristalli di luce e aria spaccano l'ozio dei suoli per fecondarlo di voli, di cantici, di aromi e d'aria. E perché l'ansia del dire si incanti nelle matrici rocciose delle radici e nel loro sordo fiorire. Vedete, non appare quasi niente se non questo paesaggio di suoni e di sensazioni. E chiudo con questa poesia invece di Bodini, come eravamo negli anni 30, con Bodini ci spostiamo di un ventennio più avanti, siamo negli anni 50, e vediamo anche in questo caso una descrizione del Salento. Cade a pezzi, a quest'ora, sulle terre del sud, un tramonto da bestia macellata. L'aria è piena di sangue, e gli ulivi, e le foglie del tabacco, e ancora non si accende un lume. Un bisbigliare fitto di mille voci sode lontano dai vicini cortili. Tutto il paese vuole far sapere che vive ancora nell'ombra in cui rientra decapitato un carrettiere dalle cave, il buio come è lungo nel sud. Tardi si accendono le luci delle case e dei fanali, le bambine negli orti ad ogni grido aggiungono una foglia alla luna e al basilico. Grazie. Grazie a te, Simone. E credo sia importante questa chiusura perché in un certo senso abbiamo davvero del Salento la caratteristica che lo fa una terra così metafisica, così solare, così luminosa, così eterea, come capita appunto in quei giorni come oggi di freddo, di tramontana che sembra allineare tutto, no? Ha un Salento invece materiale, ha un Salento terrestre, ha il Salento di Bodini, quindi unire queste due anime nei versi credo sia un'immagine molto forte, un'immagine molto, molto bella, ti ringrazio. Passiamo a Pierandrea Fanigliulo. Pierandrea Fanigliulo, leggo brevemente il suo profilo biografico. Nasce nel luglio dell'84 a Galatina, leccese e salentino in ogni sua cellula, scorre il nostro mare nelle sue vene. Parallelamente alla carriera calcistica che lo porta a vivere in diverse regioni italiane, consegue due lauree. Questo per me è una cosa importante: la prima in scienze della comunicazione, come ho detto poc'anzi, la seconda in economia del turismo. Dal 2020 diventa giornalista pubblicista, collaborando tra gli altri con Corriere Salentino, per il quale conduce il format Da Sud a Nord, Andata e Ritorno, grazie al quale è stato premiato dalla provincia di Lecce e dall'Università del Salento per il suo lavoro di raccordo tra il Salento e i salentini fuori sede. È anche ideatore e fondatore del sito www.ilfani.it, sul quale, oltre alle news, viene raccontato lo sport attraverso le storie dei suoi protagonisti. Perché quindi il suo intervento prima di arrivare a raccontare, a parlare del romanzo che ha pubblicato, del volo di Aracne? Perché, come ci anticipava anche Simone Giorgino, questo raccordo della letteratura e l'importanza che ha la mappatura sul territorio ha anche poi una ricaduta economica, perché la letteratura diventa un discorso che può dare degli argomenti, dei contenuti per sviluppare poi il territorio. E questa è una cosa importante e per questo motivo io ho chiesto a Pierandrea Fanigliulo
dato che il suo romanzo appunto è ambientato nel territorio e prende spunto da alcuni luoghi, di raccontarcene come esempio alcuni, quindi senza entrare nel merito del romanzo ma proprio soltanto dei luoghi, perché se in un certo senso la letteratura è quello che viene preparato dalle opere degli scrittori che hanno lasciato già le loro tracce, parliamo degli autori appunto come abbiamo appena citato, degli autori del secolo scorso, io credo in un certo senso la letteratura sia sempre anche avanguardia di ciò che accade, di ciò che accade in quel momento, in un certo senso si proietta verso il futuro. Quindi io do la parola a Piero Andrea Famiglio. Innanzitutto grazie dell'invito al Comune di Novoli, all'assessore, ed essere qui per una comunque manifestazione importante come la Focara, che è comunque conosciuta in tutto il mondo, è davvero un onore incredibile. Se me l'avessero detto prima di libro uscisse il 15 ottobre che sarei stato a Salone Internazionale del Libro di Torino, sarei stato qui alla Focara di Novoli, non ci avrei creduto, perché comunque sì, sognare va bene, però fino a un certo punto. Il mio intervento è pesante dopo le parole del professore Giorgino, perché ovviamente si cade, si scende tantissimo di livello, però così guardando il connubio che c'è appunto della salente tradizione legato anche al libro Il volo di Aracne, pensavo ad una cosa che è successa proprio ieri, ovvero ieri ho intervistato il presidente del WWF della provincia di Lecce, il professore De Vitis, sulla foresta urbana. Abbiamo fatto un servizio nel quale lui mi spiegava il lavoro fatto dai volontari del WWF e tutto il lavoro che c'è alle spalle per riqualificare quell'ex cava che fa parte della masseria Tagliatelle. Di quella masseria fa parte anche una parte del mio libro, un pezzo del mio libro, in cui accenno, come sempre, perché ogni cosa riferita al Salento sono delle pillole che poi possono dare spunto per rialzare il livello e andare ad approfondire, no? Attraverso poi testi come quelli del professor Giorgino stesso, o già che mi trovo a Novoli ne approfitto come omaggio anche del mio carissimo amico, del professore Mario Donacco, compianto, che è di Novoli. Di quel libro, appunto, della masseria Tagliatelle fa parte Il Ninfeo delle Fate. Il Ninfeo delle Fate che, devo ammettere, ho scoperto indagando per il mio libro, e che fa parte di un trittico di ninfei che è presente a Lecce, insieme a quello di Belloluogo e quello di Fulgenzio della Monica. Il Ninfeo delle Fate, appunto, ha una doppia valenza in questo caso, dal mio punto di vista, per questo argomento relativo a questo convegno, ovvero la presenza all'interno della masseria Tagliatelle, perché parlando col professore De Vitis, nel percorso che si fa all'interno della foresta urbana, a un certo punto ci si ferma davanti ad una parete lavorata da chi appunto prima estraeva la pietra che poi ha preso il nome della città, quindi la pietra leccese, e quindi c'è tutta la storia. Giustamente il professore diceva va sottolineato, va spiegato, va raccontato come veniva estratta prima la pietra, e ci sono appunto gli utensili che venivano utilizzati prima, ed è fantastico. E un po' ogni volta quando scopro queste cose, quando vado alla ricerca di informazioni sul Salento, un altro lo dirò dopo, mi dispiace che l'abbia scoperto solo a 37 anni, che mi interrogo su quanta sia la mia colpa e quanta sia la mancanza da parte magari anche delle istituzioni, dell'humus culturale, no? Salentino, nel non riuscire a promuovere nel giusto modo
quello che alla fine fa parte della nostra tradizione, fermo restando che appunto da una parte c'è la colpa della persona che non va ad indagare. E il filo delle fate poi mi riconduce anche ad un altro aspetto, perché tra gli usi dell'info delle fate era quello comunque di, mi corregga professore se sbaglio, di bagno per le nobili donne, e mi faceva specie perché in questo caso ovviamente si trova a Lecce, ma ci sono altre stanze da bagno nel Salento molto particolari che si rifanno ad a degli usi delle tradizioni passate, ovvero che la nobiltà non si dovesse mischiare con la plebe, quindi non si doveva abbronzare. E ci sono delle stanze da bagno, una bellissima a Santa Caterina e una a Santa Maria di Leuca, ce ne sono di più a Santa Maria di Leuca, che sono delle vere e proprie cripte, delle specie di cappelle che collegano le ville dei nobili con queste cappelle, cripte, queste stanze che accedono, che fanno sì che si possa accedere direttamente al mare attraverso dei tunnel sotterranei, e quindi i nobili, in particolare appunto le nobili donne, non si mischiavano con la plebe e non si abbronzavano. Questo per quanto riguarda appunto il discorso delle tradizioni. E poi, mentre parlava appunto il professore su quanto magari la letteratura possa disegnare una carta geografica diversa a seconda anche dei momenti storici, uno dei capitoli del volo di Aracne è sulle vie dell'olio lampante. Un'altra cosa che, lo ammetto, ho scoperto scrivendo appunto questo libro, ovvero l'importanza del porto di Gallipoli nel 1600-1700 proprio per quanto riguarda l'olio lampante. L'olio lampante, ne parlavo proprio l'altro giorno con il sindaco di Presiccia di questa cosa, perché stiamo parlando appunto del libro eccetera eccetera, era il porto, uno dei porti se non il porto più importante d'Europa per quanto riguarda appunto l'olio lampante, banalmente l'olio che serve per illuminare le lampade, i lampioni, e attraverso il porto di Gallipoli veniva diffuso nelle maggiori capitali europee. E appunto il sindaco di Presicce, quasi in tono stizzato, ma ovviamente scherzando, diceva sì sì, lo prendevano da qui. Perché? Perché comunque Presicce, per esempio, è ha un museo sotterraneo formato dai Franto Ipogei che lo rappresentano. Comunque qua c'è una ragazza di Presicce, quindi comunque, e quindi queste tradizioni, queste peculiarità del Salento, io che amo il Salento tanto da aver scritto un libro sul Salento, in parte aver inventato diciamo una trasmissione, un format web tv che va a parlare di Salento e di quegli angoli di Salento che sono presenti nel nord Italia, e credo dimostrino di un Salento che vada oltre la pizzica, che vada oltre il pasticciotto, che va oltre il russi, cose che io amo e di cui non potrei fare a meno, però cose che faccio davvero fatica a capire come mai queste, come tante altre, non riusciamo a veicolare nella maniera più opportuna, come diceva appunto il professore, magari con gli strumenti che adesso possiamo anche avere a disposizione, per esempio il QR code tour, in questo caso come mappa su Lecce, ma... e quindi questi convegni, questi momenti promossi per esempio da appunto dall'assessore, dal comune di Novoli, credo siano fondamentali per andare a spulciare quelle peculiarità più nascoste, quegli aspetti meno commerciali, passatemi il termine, che il Salento tiene e che dovremmo conoscere appieno e dovremmo fare nostri. Sì, credo è importante questa riflessione, è importante, aggiungo,
che tutto ciò chiaramente, tu parlavi del fatto che si dovrebbero responsabilizzare ad esempio le nuove generazioni allo studio dei libri degli storici, degli studiosi, tutto ciò è importante perché parte proprio da libri, come anche il convegno di questa sera è promosso e ruota attorno a un libro, così come anche tutte le tracce di questi autori di cui parlava il professor Giorgino sono confluite e stanno in pubblicazioni. Nonostante questo forse sono di parte a dirlo perché faccio l'editore, però nonostante tutta la tecnologia, il libro continua a essere un materiale resistente che dà spunto, adito e punto di partenza per tutta una serie di discorsi, per cui ci sono varie informazioni, ci sono tante. Avvertono chi viene a trovarci o chi vive al nord o in altre zone d'Italia. Però lo siamo in maniera poco consapevole, secondo me, sempre per quel discorso di prima. Siamo orgogliosi del marchio per primo, però sottolineerei davvero tanto il discorso fatto prima. Ce ne siano tante altrettante, insomma, sono comunque il genere appunto di occasioni in cui si promuove meglio, credo, la cultura. E così direi adesso invece entriamo nella seconda parte del convegno, che è quella dedicata al romanzo Al volo dell'Acme, e iniziamo con una lettura che farà Elena Negro. Sua maestà Tarantola, tu sei la mia mamma? No, piccola rondine, non potrei esserlo, non vedi? Il tuo corpicino è ricoperto di piume, hai solo due zampine, una coda biforcuta e quel piccolo becco nero, io ho qualche pelo, 8 zampe e non ho mai saputo volare. E allora chi sei? E dove si trovano la mia mamma e mio papà? Prova a mangiare adesso, hai dormito per quasi un giorno da quando hai rotto il guscio, non la fini più di guerrire e alla fine ti sei addormentata sfinta. Ora mangia quegli insetti che ti ho portato. Non mangio nulla se non mi dici dove sono mamma e papà. Li sentivo quando ero nell'uovo. Poi ho iniziato a divertire un po' di freddo e non li ho più sentiti. E mentre protestava contro quella strana creatura che la invitava a mangiare degli insetti, ritrasse ulteriormente la testolina nel piccolo corpo stanco e freddolito, ripensando a quel gelo che aveva avvertito da quando non aveva sentito più i suoi genitori. Piccola mia, non so dove siano i tuoi genitori. Adesso per favore mangia, altrimenti non avrai le forze per rivederli quando torneranno. Non erano un granché quei vermi decorati da sottili filamenti di ragnatela, ma erano comunque un sostentamento necessario per non rischiare di perdere l'energia, addormentandosi nuovamente, e questa volta per sempre. L'istinto di sopravvivenza della piccola rondine la portò ad andare oltre il pessimo gusto di quel cibo, finendo ben presto la razione di vermi che aveva trovato accanto agli usci rotti. Purtroppo non passano molti insetti da queste parti. Sarà meglio che impari a volare quanto prima per andarti a procurare da mangiare da sola. Grazie mille, il gusto non era il massimo, soprattutto quei fili appiccicosi. Ma ora la pancia non brontola più. Dove siamo? Siamo in una chiesa, nell'estremo sud dell'Italia. Che cos'è una chiesa? Cos'è l'Italia? Il sud invece lo conosco, sai?
Ne sentivo già parlare da mamma e papà. Discutevano anche di nord, est e ovest. Spesso assieme ai venti, alle correnti e alle stagioni. La chiesa è un luogo dove gli umani si ritrovano per pregare. Vedi quell'uomo in croce? Ecco, pregano lui. Mentre l'Italia è il paese nel quale ci troviamo e nel quale gli uccelli della tua razza tornano in primavera. Addirittura, per gli umani, il vostro ritorno certifica l'arrivo della bella stagione. Perché quell'uomo è stato messo in quel modo? Poverino, starà soffrendo tanto. Piccola, quella è una statua, non è un vero uomo. I due continuarono a parlare per ore, con la rondine che incalzava di domande quella strana creatura che si prendeva cura di lei. Non riusciva a distinguere le statue dagli uomini sino a quando non vide quest'ultimi dall'alto del suo nido all'angolo della finestra che si affacciava sulla navata centrale. Eccone uno. Quello è un uomo, non è vero? Sì, è un uomo. E quelle due che stanno entrando insieme in questo momento sono due femmine degli uomini. Stai attenta, non ti sporgere troppo dal nido, che le tue piccole ali non sono ancora pronte per farti volare. Sto attenta, promesso, voglio solamente vederli meglio. Hanno tutti piume strane e diverse. Perché fissano per terra? Quel pavimento è importantissimo per loro. Vi è rappresentato l'albero della vita e sta lì da tantissimi anni. Sentendo quel nome, la rondine strambazzò gli occhi, come se per la prima volta notasse effettivamente quell'immenso e strano albero rappresentato sul pavimento della basilica. Wow, l'albero della vita, cosa sarebbe? Aspetta un altro po' e vedrai che entrerà un gruppo di uomini. Uno di loro parlerà e racconterà la storia di questa chiesa, dell'albero che vi è raffigurato, delle centinaia di ossa umane conservate in delle grandi teche, infine della cripta e delle sue particolari colonne. Ah, nel frattempo eccoti una mosca. Grazie, ma tu non mangi mai? Sembri malata. Non sono malata, piccola rondine, sono solo molto vecchia. Il mio tempo è quasi giunto al termine. Sai, se fossi stata più giovane, tu saresti stata il mio pasto. Ma cosa dici? Stai scherzando? Sei così buona e gentile. Tu pure lo sei, ma mangi le mosche e gli altri insetti. Diversamente saresti morta. Fa parte della vita. Devi sapere che io sono una regina e sono in questa casa da qualche mese, in attesa di morire. Tra circa un paio di settimane mi verranno a trovare altri della mia specie per darmi un ultimo saluto. Spero che tu abbia imparato a volare sino ad allora, perché loro avranno fame. Mi stai facendo paura, perché mi dici queste cose? Te l'ho detto, piccola rondine, è la vita. Hai mangiato mamma e papà? No, ti ho già spiegato che io sono qui, nella chiesa dell'albero della vita, per morire. Alla mia morte sorgerà una nuova regina. Credo che i tuoi genitori siano rimasti chiusi fuori. Sono certa che quando spiccherai il volo li troverai. Ma chi sei? Prima non mi hai risposto. Io sono un ragno, una tarantola e sono il simbolo di questa terra. Continuarono a parlare con la giovane primata che ascoltava con attenzione la storia di quella arachnide. Venne a sapere che aveva vissuto all'interno di tane fatte di terreni smossi dall'arato, oppure nella terra tra le radici di una pianta, o ancora sua dimora preferita, nell'affratto di un muretto a secco. Cos'è un muretto a secco? Muretto a secco è un muro, alto all'incirca quanto un cucciolo di uomo, fatto solo di pietre disposte le una sopra le altre, con abile maestria. Ormai pochi uomini sono capaci di costruirli. Le svelò perché gli uomini la temessero e i vari riti che usavano per scacciare gli effetti del suo morso velenoso. Ormai siamo rimasti in pochi della mia specie e a possedere la vera magia. Gli uomini ne contrastavano gli effetti con dei canti e dei balli che, se fatti nella maniera originale, avrebbero effettivamente scongiurato il sortileggio. Ora li intonano nelle feste per stare tutti insieme in allegria. E perché facevi loro la magia? Perché la maggior parte di loro ci schiacciava con le loro scope e con le zappe nei campi, mentre
ai pochi che ci lasciavano liberi di stare in un angolino nelle loro case, portavamo in dono un guadagno. Allora sei davvero magica. Ti prego, vai a pagare i miei genitori. Non posso, piccolina mia, però, quando sarà il momento, proverò a farti spiccare il volo prima del tempo. Le parlò del suo regno e di quanto fosse esteso, di come lo avesse visitato interamente, spostandosi sui cavalli, nascondendosi tra le loro criniere e nelle carrozze degli uomini, col tempo divenuti indipendenti dalla trazione degli equini. Altre volte, volando con ali ovviamente non sue, le descriveva distese di olivi tra le quali, un tempo, ululavano i lupi dalla luna, i fichi d'India, tra le cui pale tessevano le proprie tele i cugini ragni della specie Cirtofora citricola. Le città degli uomini fatte di case e monumenti realizzati con quella bianca pietra che con sapienza artistica riuscivano a rendere viva. Le figure scolpite in essa sembravano animarsi, cosa che a certe ore del giorno effettivamente accadeva due volte l'anno. Ma questo, piccolina, gli uomini non lo sanno, non lo sapranno mai. Arrivò a parlare anche del mare, poco amato da una tarantola, ma in quella terra, innegabilmente meraviglioso nella sua azzurra trasparenza, una distesa di blu che all'orizzonte si confondeva col cielo. Non c'è giorno in cui non potrai trovare un mare piatto e cristallino, a prescindere dalle condizioni climatiche. Se saprai cercare, troverai sempre il mare blu di cui hai bisogno. Da come ne parli sembra bellissimo, voglio vedere questo mare. Lo vedrai, piccola rondine, lo vedrai. È molto più vicino di quanto tu possa immaginare. Se chiudi gli occhi puoi già sentirne il profumo. Provò a chiudere gli occhi, ma un chiassoso vociare disturbò la sua concentrazione. Grazie, Elena Nero. Ecco, ci avviamo verso, diciamo, la conclusione del convegno, però da questo brano prendo spunto per una riflessione, per farti una, appunto, la domanda che ci permette poi di raccontare il volo di Aracne, il romanzo, iscrivendolo in quello che era poi il tema del convegno. Quindi noi abbiamo ascoltato l'inizio del romanzo, che è ambientato nella cattedrale di Otranto, quindi parliamo di uno dei luoghi più tradizionali, più importanti dal punto di vista artistico del nostro territorio, ma in base a quello che abbiamo anche sentito questa sera, più tradizionali dal punto di vista dei sedimenti, delle tracce lasciate sul territorio dal punto di vista storico. E quindi proprio parliamo, ascoltando e parlando di Otranto, di una traccia letteraria che parte da Capitano Black, quindi parliamo di Cavallino, attraversa la poesia di Nicola De Donno, passando per il romanzo Per l'ora di tutti, come ha citato prima Simona Giorgino, di Maria Corti, arrivando fino alle soglie dei giorni nostri, a Carmelo Bene, ma all'immediato, parliamo di poco meno di 40 anni fa, pensando al Pane sotto le neve di Antonio Verri. Quindi Otranto è una narrazione che non solo attraversa con le sue pietre, con i tasselli del mosaico, la nostra terra, ma è una narrazione che attraversa anche, se vogliamo dire, la penna, l'inchiostro, il sangue degli autori, ed è arrivata fino al volo di Aracne, è arrivata fino all'avanguardia della scrittura di un autore che appunto è qui con noi questa sera. Però nel tuo racconto, nell'inizio di questo romanzo, c'è anche il paesaggio, quindi c'è il paesaggio non solo della natura e quindi della luce, del sole, dei tramonti, delle alpe, tant'è che il sottotitolo del volo di Aracne è Dall'alba al tramonto, ma nella tua tecnica, nella tua scrittura c'è ad esempio il muretto a secco, come c'è anche la tarantola. Allora,
Questo è un modo per raccontare il paesaggio, raccontare il territorio, raccontare e farsi anche attraversare dalla storia, e questa è una caratteristica che c'è nel volo di Aracne interessante, perché c'è in ognuno poi dei capitoli dove entra un elemento del paesaggio. Quindi vorrei chiederti come ti è venuto in mente poi di raccogliere in una storia in cui poi l'escamotage è offerto dagli animali antropomorficizzati, insomma, che diventano personaggi, e che fa poi del volo di Aracne una storia per più pubblici, perché può essere letto, e questa è una cosa che mi ha colpito molto, dai 6 ai 106 tranquillamente, come ti è venuto, diciamo, appunto, lo spunto per raccontare in questo modo il territorio e il paesaggio e la sua storia? Cerco di essere il più breve possibile. Allora, partendo dal sottotitolo, io una delle peculiarità che amo tantissimo della nostra terra è che nello stesso giorno possiamo ammirare sul mare tanto l'alba quanto il tramonto, quindi volevo raccontare il Salento partendo da questa sua peculiarità, senza fare la cosa in maniera cronologica, quindi raccontando una peculiarità. Mi sono detto, ovviamente parto dal faro di Punta Palacia, che è il punto più a est d'Italia, quindi dove sorge per la prima volta, diciamo, si scorge per la prima volta il sole in Italia, e scendendo verso Santa Perpetua che risalgo poi verso lo Ionio, risalgo lo Ionio per poi ammirare il tramonto. Ovviamente volevo raccontare il Salento, lo volevo fare in una maniera leggera, una maniera che a me sarebbe piaciuta, e faccio sempre un esempio, bello brutto che sia, ne viene questo, ovvero quando ad un animale, un cane, un gatto, bisogna dargli una pillola, una pastiglia, difficilmente si riesce a dargliela e fargliela inghiottire. Se gliela metti all'interno di un pezzo di carne, un pezzo di pasta, qualcosa, riesce ad assorbire la pastiglia senza accorgersene. Ecco, io volevo raccontare il Salento in modo tale che arrivasse in maniera quasi inconsapevole. Uno sta seguendo una storia, nel frattempo appunto pillole che poi possono essere uno spunto per approfondire, come dicevo prima, contesti molto più impegnativi, giustamente, di cui parlava il professore appunto prima. E quindi, volendo raccontare il Salento attraverso questa peculiarità che a me piace tantissimo, mi sembrava un pochino forzato farlo con un essere umano che in un giorno riuscisse a vedere così tanti luoghi, e quindi mi sono detto lo faccio attraverso un animale, quale? Una rondine. Perché una rondine? Un'altra delle cose che amo comunque della nostra terra è che comunque tante persone, spesso calciatori, nell'ambito calcistico, che scoprono il Salento non vanno più via, se ne innamorano così tanto che vogliono rimanere a vivere nel Salento. Una rondine di per sé è un uccello migratorio, quindi dovrebbe migrare in autunno e tornare in Africa. Ecco, i genitori di Aracne decidono di rimanere nel Salento perché se ne innamorano talmente tanto che appunto decidono di non tornare più in Africa. E da lì nasce una storia che, per l'importanza della cattedrale di Otranto, faccio partire appunto dal suo interno, raccontando in maniera molto 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 leggera, perché meriterebbe forse un'enciclopedia la cattedrale di Otranto, in maniera molto leggera, appunto il mosaico pavimentale, la cripta, le ossa dei santi martiri, eccetera eccetera. E da lì parte questo percorso, questo viaggio di questa rondine che scopre, decide di chiamarsi Aracne in onore della sua, possiamo dire, genitrice, ma non è proprio genitore,
e da lì parte questo viaggio attraverso, che viene accompagnato da altri uccelli, un gabbiano e poi più in là un upupa, lungo tutto il salento per poi terminare a Lecce. Sì, quindi chiaramente l'invito è quello a scoprire questo volo. Noi con i tempi che ci eravamo anche prefissi era di durata di questo convegno, siamo rientrati. Io volevo intanto nuovamente ringraziare Elena Negro per la sua lettura e per averci introdotto nelle pagine del volo d'Aracne. Volevo ringraziare nuovamente Piero Andrea Fanigliulo per... grazie a voi, grazie a Elena Negro, perché comunque è davvero un onore sentire leggere. Sì, è sempre bello e piacevole. Poi volevo ringraziare tramite Elena Negro dell'associazione Inventiamo Eventi anche Fiore della Mastria, sindaco di Leviano, che sarebbe dovuta essere qui, però per il motivo per cui oggi siamo chiusi al pubblico, le motivazioni sono le stesse, diciamo, quelle legate alla sicurezza del Covid. E volevo ringraziare Simone Giorgino perché per la sua, credo, proficua, utilissima riflessione che collega appunto le tracce, il territorio alla scrittura e quindi quello che è il tema del convegno, il Salento, la sua terra, la gente, le sue tradizioni attraverso il volo di Aracne. E nel ringraziare tutti quelli che hanno visto la diretta e che potranno rivedere il video sia sulla nostra pagina che su quelle di Radio Ok, e volevo chiedere invece a Sabrina Spedicato di fare la conclusione del convegno, i suoi saluti per chiudere questa occasione, questa serata. Grazie per questa opportunità, saluto tutti, chiedo scusa, la mia voce ogni tanto mi tradisce, saluto in particolare la sindaca perché sarebbe dovuta essere presente e, se non ho mal capito, ha avuto proprio un problema di Covid, quindi le do un grande in bocca al lupo, spero che sia un'esperienza leggera, tranquilla e superabilissima. Siamo già a dire. Avrei avuto tanto piacere di averla qui, ringrazio tutti voi e spero che convegni di questa natura possano avere vita più spesso in questo teatro. Grazie ancora anche da parte del sindaco e dell'amministrazione tutta. Grazie. Grazie, buona serata, grazie.